Vorrei per cominciare riprendere alcuni dei punti che avevo provato a definire qualche giorno fa a Torino per cercare di capire la trasformazione che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Credo che la prima cosa sia che dobbiamo renderci conto che l'ordine giuridico e politico in cui credevamo di vivere è ormai completamente mutato. Come evidente, come sapete, l'operatore di questa trasformazione, forse si dovrebbe dire di questo colpo di Stato, perché è un vero e proprio colpo di Stato che è avvenuto, l'operatore di questa trasformazione è, come sapete, lo stato di emergenza o lo stato di eccezione, no? Che appunto è una zona, non un caso, è una zona di indifferenza tra la politica e il diritto, no? Lo stato di eccezione sta tra la politica e il diritto. Quasi 20 anni fa, in un libro in cui ho cercato di fornire la teoria che mancava dello stato d'eccezione, avevo constatato che lo stato d'eccezione è ormai divenuto la forma normale di governo. Sapete benissimo, no? C'è una serie di crisi, no? Si governava sempre rispetto a una crisi economica, ecologica, il terrorismo, e alla fine si è trovata questa crisi virtuale permanente, che non è la malattia, guardate bene, è la salute, perché è la salute che è il criterio virtuale di una crisi permanente, perché appunto domani potrebbe anche non essere una malattia, potrebbero essere le malattie cardiovascolari. Allora, che cos'è lo stato d'eccezione? Lo stato d'eccezione è uno spazio, lo sapete, di sospensione della legge, quindi uno spazio anomico, senza legge, che si pretende però incluso nell'ordinamento giuridico. Ecco, però è interessante, questa è un'infezione generale, ma è interessante se veramente si cerca di precisare qual è il meccanismo attraverso il quale lo stato di eccezione funziona. Ecco, da un punto di vista tecnico, quello che si può dire è che nello stato di eccezione, di emergenza, si ha una separazione della legge dalla forza di legge. Che cosa intendo dire? Una cosa molto semplice, no? Lo stato d'eccezione è uno stato della legge in cui la legge vige, si pretende che vige, ma non si applica, non ha forza, è sospesa. E, questo è molto importante, degli atti e dei provvedimenti che non hanno natura di legge ne acquistano la forza. Quindi misure, provvedimenti, decreti che non hanno forza di legge, acquistano forza di legge. Quindi, capite, quello che avviene alla posta in gioco nello stato di eccezione, in fondo, è una forza di legge fluttuante, separata dalla legge. Capite che trasformazione, no, implica nell'ordine giuridico che si presuppone, diciamo, fondato sulla legge, no? Che cosa significa questa forza di legge fluttuante separata dalla legge? Significa innanzitutto una vera e propria eclissi della legge, no? Perché una legge separata dalla sua forza non è più una legge. Bisogna essere attenti delle cose a cui siamo abituati, no? Come funziona? Al paradigma della legge, quello che si sostituisce è un insieme di clausole e formule indeterminate che avete sentito tante volte: per ragioni di sicurezza, stato di necessità, salute pubblica, ordine pubblico. No? Queste formule indeterminate, i giuristi lo sanno da tempo perché non è che sono state inventate ora, pensate ai comitati di salute pubblica, no? Nella Rivoluzione francese. Queste clausole hanno questo di particolare, che essendo indeterminate hanno bisogno di qualcuno che le determini, che le decida, no? E questo qualcuno appunto è quello che mette in opera lo stato d'eccezione. Ecco, capite, una prima conseguenza di questo nuovo ordine, no? È che viene meno un principio, uno dei principi fondamentali dell'ordine giuridico, che è la certezza del diritto. Se lo Stato,
giuristi questo l'hanno ampiamente notato, se lo Stato invece di dare una disciplina normativa stabile, no, interviene grazie all'emergenza su un certo fenomeno ogni 15 giorni, come avviene, ogni mese ogni 15 giorni, e anzi dichiarando che non ci sarà una norma fissa, che la normativa cambierà di continuo, è chiaro che quel fenomeno non risponde più a un principio di legalità, perché il principio di legalità consiste appunto nel fatto che lo Stato formuli una legge stabile e che i cittadini sappiano qual è questa legge. No? Noi invece viviamo in uno stato di incertezza del diritto. E questo perché è un fatto che mi sembra importantissimo, su cui bisogna riflettere, perché non soltanto è una trasformazione dell'ordine giuridico, ma è il tentativo di trasformare il nostro modo di vivere. No, perché è chiaro che se non abbiamo più un riferimento a una normativa stabile, è il nostro stesso stato, modo di vivere che è messo in questione, no? Perché viviamo in una specie di, quello che stiamo noi vivendo oggi, noi viviamo in uno stato di illegalità fluttuante, che non sappiamo dove andrà, che forma prenderà. Ecco, però questo appunto deve essere chiaro, un giurista sa benissimo, uno stato di questo tipo non è più uno stato legale. La certezza del diritto è venuta meno. Quindi noi non abbiamo più a che fare con le inutili, quindi appellarsi alla legge e alla Costituzione, noi non abbiamo più a che fare con legge e con Costituzione, ma con una forza di legge fluttuante che può essere assunta di volta in volta da un certo individuo, che certe volte è esterno all'ordinamento, un medico, un esperto, no? O anche semplicemente il poliziotto che decide la situazione del momento. Questo modello, che ho descritto rapidamente, deriva o in qualche modo da un modello di Stato che in un libro del 1941, uno storico del diritto, un libro molto bello che bisognerebbe rileggere oggi, che si chiama Ernest Frankel, ha cercato di, attraverso questo modello, di spiegare lo Stato nazista e lo Stato fascista. Ecco, lui chiamava questo modello lo Stato duale. Che cos'è lo Stato duale? Lo Stato duale è uno Stato in cui resta in piedi la struttura normativa precedente dello Stato, lo Stato Normenstaat, che chiama lo Stato normativo, e a questo si affianca uno Stato indeterminato, discrezionale, lui lo chiamava Maßnahmenstaat, Stato delle misure, dei provvedimenti, dei decreti, se volete, e il governo reale si fonda su questa dualità, in cui la prima resta in qualche modo presente ma anche inerte. Tenete presente appunto che quando per esempio si definisce il fascismo e il nazismo come dittature, è un errore grossolano dal punto di vista del diritto. Mussolini non era un dittatore, era il legale primo ministro del governo italiano. Hitler non era un dittatore, era il cancelliere del Reich. Ma che cosa succede? A questa struttura che rimane apparentemente in piedi si affianca una struttura informale, discrezionale, lo Stato duale, per cui per esempio Mussolini è il duce, ma il duce non è una carica della Costituzione dello Stato, no? Anzi non esiste, non è una carica, però è quella che decide, e lo stesso vale per Hitler. C'è una frase di Frankel che voglio significare, che voglio citare perché è utile per capire, no? Frankel scrive: per la sua salvezza il capitalismo e le forze politiche economiche tedesche necessitavano non uno Stato unitario, un modello di Stato classico, ma un doppio Stato, arbitrario da una parte e razionale dall'altra. Ecco, io credo che quello che noi stiamo vivendo adesso è qualcosa che discende da questo modello, però con qualche variazione, con qualche ancora precisazione, che è stata adesso ampiamente autorizzata, teorizzata da dei politologi americani, in particolare un signore che si chiama Sunstein, i cui libri sono tradotti, sono appena stati tradotti, non è un caso, in italiano, da grandi editori, i quali chiamano questa cosa lo Stato amministrativo. Cosa intendono per Stato amministrativo? Intendono per Stato amministrativo un modello di Stato in cui la governance, l'esercizio del governo, eccede
i classici poteri previsti dall'ordinamento, dalla Costituzione, legislativo, esecutivo, giudiziario, sì, quelli ci sono, ma c'è un'altra forza amministrativa, una specie di leviatano amministrativo, puramente amministrativo, che in nome della gestione, dell'amministrazione e in modo discrezionale esercita poteri che non sono previsti, che non gli apparterrebbero, no? Però in nome dell'utilità pubblica. C'è questo leviatano amministrativo che può trasgredire il dettato delle leggi della Costituzione, no? Allo scopo di assicurare, dice questo Sainstein, di assicurare la libertà in generale, ma di guidare non la libera scelta dei cittadini, ma quella che lui chiama la navigabilità delle loro scelte. Cos'è la navigabilità delle loro scelte? La governabilità delle loro scelte. Si tratta di guidare le scelte, di determinare le scelte, di orientare quello che sta avvenendo ora, no? In cui la gente accetta una scelta che è stata predeterminata, no? E questo coincide appunto, e questa è la novità del modello, appunto che vediamo che il potere decisionale in questo tipo di Stato viene esercitato anche da poteri estranei all'ordinamento, per esempio le commissioni di medici, di esperti, di economisti, non quello che vediamo, ci sono delle commissioni che non hanno alcuna struttura costituzionale, che sono del tutto estranee all'ordinamento, e però queste commissioni praticamente decidono. Capite che attraverso queste procedure fattuali la Costituzione viene alterata in un modo molto più radicale di quello che è previsto, come sapete, che era stato previsto dai Costituenti, no? La possibilità di cambiare il potere di revisione della Costituzione. E in questo modo la Costituzione diventa quello che un discepolo di Marx chiamava ein Papierstück, un pezzo di carta, no? Però appunto è importante, mi sembra, ricordare che questo modello in ultima analisi deriva dallo stato duale nazista e fascista. È stato detto che lo stato moderno vive di presupposti che non può garantire. Io credo che è possibile che la situazione attuale che ho cercato di descrivervi sia la forma in cui questa assenza di garanzie ha raggiunto, per così dire, la sua massa critica, no? E lo Stato moderno, che ha rinunciato, secondo ogni evidenza, a garantire i suoi presupposti, no? Vediamo con chiarezza che lo Stato moderno non sta garantendo i suoi presupposti, che questo Stato sia forse giunto alla fine della sua storia, e che forse in un certo modo noi stiamo vivendo la fine di questo modello di Stato che credevamo, chissà perché, fosse eterno. Ecco, io quindi credo che ogni discussione oggi su ciò che dobbiamo fare debba partire dalla coscienza, dalla costituzione, che appunto che questa civiltà politico-giuridica, forse non soltanto politico-giuridica in cui viviamo, è ormai crollata. O meglio, visto che si tratta, come sapete, di una società basata sulle finanze, che questa società, questo Stato, ha fatto bancarotta. Che la nostra cultura fosse sulla soglia di una generale bancarotta, guardate che le menti lucide l'avevano capito da tanto tempo. Io ricordo quando ero ragazzo, parlavo con Pasolini al Zamorante, e loro dicevano già queste cose che diciamo noi, a me sembrava assurdo, perché visto ora lì sembrava che era un paradiso da questo punto di vista, eppure loro avevano visto quello che stava avvenendo, no? Quindi in fondo le menti più lucide del Novecento avevano già diagnosticato la bancarotta, no, della nostra cultura. Ecco, a noi ci tocca adesso l'esperienza non certo piacevole di vivere proprio nei fatti, questa bancarotta che è intellettuale, etica, religiosa, giuridica, politica, economica, e nella forma appunto estrema che è andata assumendo, no? Lo stato di eccezione invece della legge, no? Come ho detto, l'informazione invece della verità, la salute invece della salvezza, la medicina invece della religione, no? È evidente che qui la medicina è diventata una religione, no? Il vaccino è il nuovo sacramento di questa religione, altrimenti non si spiega che la gente, sapendo che rischia la vita, a ogni costo vuole vaccinarsi. Ecco, che cosa fare in una simile situazione? Naturalmente sul piano individuale, innanzitutto continuare a far bene quello che si è sempre cercato di far bene, no? Anche se sembra che non ci sia motivo di farlo, anzi proprio per questo c'è tanto più motivo di farlo.
Però appunto naturalmente questo non basta. Poi mi veniva da pensare a delle riflessioni che faceva nel 43 Hannah Arendt rispetto a, pensate che cosa stava vivendo lei, ancora peggio di quello che viviamo noi, certo, forse. E lei diceva, si chiedeva in che misura noi siamo obbligati rispetto al mondo, anche se questo mondo, come era il caso suo, in cui quanto ebrea ci esclude, oppure anche se siamo noi stessi costretti a ritirarci, e si riferisce a quelli che durante il nazismo vivevano in uno stato che si chiamava l'emigrazione interna. No? Tra l'altro può darsi che noi saremmo costretti a vivere in stato di emigrazione interna o di monastero. No? Ecco, però lei diceva, forse dobbiamo ancora qualcosa, no? Dobbiamo ancora qualcosa, e quindi in questo testo, curiosamente, ma credo che non sia, che sia importante, Hannah Arendt indicava l'amicizia come principio possibile di una nuova, di un ricostituirsi di una società all'interno della società, di una comunità all'interno dello Stato. No? E credo che di fronte a questa depoliticizzazione crescente degli individui, no? Perché noi assistiamo oggi a un processo di depoliticizzazione, no? Della vita individuale, questo è evidente. Ritrovare nell'amicizia il principio di una nuova politica, di una nuova politicizzazione sarebbe importante, no? E credo che in qualche modo voi studenti avete cominciato a farlo creando la vostra associazione, no? Ma credo che si tratti di estenderlo sempre di più, questa cosa va praticata e stetta al massimo, bisogna assolutamente ricreare una società nella sua qualcosa, nella società. Vorrei proprio rivolgermi agli studenti che sono qui presenti e che mi hanno invitato a parlare, no? Vorrei cioè ricordarvi qualcosa che dovrebbe essere alla base di ogni studio universitario e di cui invece, credo, di solito non si fa parola nell'università. Ed è semplicemente questo, che prima di abitare in un paese e in uno stato, gli uomini hanno la loro dimora vitale in una lingua. E credo che solo se saremo capaci di indagare e di comprendere come questa dimora vitale sia stata manipolata e trasformata, potremo capire come siano potute avvenire le trasformazioni politiche e giuridiche di cui abbiamo parlato, no? Cioè l'ipotesi che intendo suggerirvi è che la trasformazione del rapporto con la lingua è la condizione di tutte le altre trasformazioni della società. Di questo non ci si rende conto perché, se ci pensate, la lingua è questa strana cosa che resta nascosta in ciò che nomina da comprendere, no? Anzi, possiamo parlare solo se prescindiamo da fare attenzione a questa lingua, no? Però credo che non sia un caso che la grande trasformazione che è avvenuta con la rivoluzione industriale in Inghilterra e con la rivoluzione politica in Francia, no? Questi inizio di siano state in qualche modo accompagnate, se non precedute, da una riflessione, come sapete, sulla una problematizzazione della ragione, cioè di ciò che definisce l'uomo come animale parlante. Ratio viene dal verbo reor, che significa contare, calcolare, ma significa anche parlare, ma inteso nel senso di rendere razione, dare conto. No? E quindi questo sogno della ragione moderna coincide con una sorta di razionalizzazione del rapporto con la lingua, una trasformazione del linguaggio che permette di dar conto e di governare integralmente non solo la natura, ma innanzitutto la vita degli esseri umani. E che cos'è quello che noi chiamiamo scienza, se non ci pensate, se non una pratica del linguaggio che tende a eliminare nel parlante ogni esperienza etica, poetica e filosofica della parola per trasformare la lingua in uno strumento di scambio di informazioni, no? E al limite di qualcosa di cui si può fare a meno. È chiaro che la scienza, l'ideale della scienza sarebbe di poter fare a meno della lingua, di sostituirla appunto con i numeri, gli algoritmi. In fondo la scienza perché non ci può veramente, perché la scienza non ci potrà mai fare felici? Perché la scienza in fondo presuppone che l'essere umano sia un corpo biologico tendenzialmente muto. No? La parola viene messa tra parentesi.
Appunto, però, ecco, se oggi, ecco, la domanda che voglio fare, quale trasformazione dobbiamo immaginare nel rapporto con la lingua perché sia potuto avvenire quello che sta avvenendo? Come, per esempio, quello che sta avvenendo è, sembra che nella gente, nell'esperienza degli uomini parlanti, sia venuta meno la stessa possibilità di distinguere la verità dalla menzogna. Perché non so, la cosa più straordinaria di quello che stiamo vivendo che stiamo vivendo, è che la menzogna oggi è evidente, ma è una cosa lampante, cioè non è che noi dobbiamo ragionare per capire, no? È evidente tutto quello che avviene. Eppure la gente sembra che abbia perduto la possibilità di distinguere nel loro ragionare, nel loro essere parlanti, la verità dalla menzogna. E appunto se oggi medici, giuristi, scienziati accettano un discorso che rinuncia completamente a porsi qualunque domanda sulla verità, questo... Sicuramente, naturalmente molti sono stati pagati per farlo, va bene, però se prescindiamo da quelli che sono stati pagati per farlo, questo evidentemente è che nella loro lingua avevano perso la capacità di pensare, cioè di tenere in sospeso, sapete, pensiero viene da pendere, tenere in sospeso, ma appunto potevano soltanto calcolare o ripetere. In quel capolavoro dell'etica del Novecento, che è il libro di Hannah Arendt su Eichmann, Arendt osservava, se l'avete letto, ma insomma, che Eichmann era un uomo perfettamente razionale, raziocinante, perfettamente, nemmeno cattivo, perfettamente raziocinante e che era in grado quindi, tramite il suo raziocino, di organizzare quella complessa operazione che era il trasporto degli ebrei nei campi, verso i campi. Quindi era un uomo, che Arendt dice, ma che cosa mancava allora a quest'uomo? Arendt dice, mancava la facoltà di pensare, ma non pensare, fare teorie, no, la facoltà di interpensiero, innanzitutto la capacità di interrompere il flusso del discorso. No? Eichmann non riusciva a interrompere quel flusso del discorso, degli ordini, per cui aveva nella mente qualcosa a cui poteva soltanto obbedire, che non poteva mai tenere in sospeso pensare. No? Ecco, quindi il primo compito che ci sta di fronte è quello di ritrovare un rapporto sorgivo, cioè poetico e pensante, con la nostra lingua. E solo in questo modo potremo uscire da questo vicolo cieco che credo che potrebbe portare verosimilmente all'estinzione, non, se non fisica, almeno etica e politica dell'umanità. Grazie.